tutto pronto, è appena cominciato questo match tra i ragazzi dell'Hellas Verona, i ragazzi dell'Udinese. Davvero un grandissimo match quello che si prospetta. Vediamo che emozioni ci saprà regalare Nesti di chiusura del Fasano, vecchi lore di questo torneo. Vediamo la gara com'è. Attenzione subito! Occasione col maggiore palla. Bruce dalla bandierina sul secondo palo, Saluto con la testa. Palla che resta lì ancora Limongi. La parata di Sasha. Parte Saluto. Ora Saluto prova addirittura la conclusione. La parata dell'estremo difensore. Palla fuori. Palla in mezzo ancora a cercare maggiore Giovinazzi. La parata clamorosa. Ancora lui risponde presente. Destro di Limongi, ancora una volta Sarti risponde presente, palla che resta lì. Limongi sbaglia l'uscita, poi Rea prova il destro, Giovinazzi risponde ancora una volta presente. Occhio a Gabriele che prova ad andare col mancino, poi Fasano. Buona la sterzata, gli ruba palla, porta vuota maggiore, Giovinazzi salva tutto. Sarti si esalta in due tempi, la tiene lì, chiuso lo sci, prova, palla fuori. Ora il destro di Limongi. Al fumicodone, palla fuori. A rientrare sul sinistro. Poi ancora lui. Palla per Limongi a destra, in mezzo da Udrush. Sarti dice di no. Gabriele. Ora Gabriele centrale per Limongi che prova ad andare destro, sinistro, ancora sul destro Limongi, palla fuori. A destra ancora De Martino con il sinistro, la parata di Addezio, ancora una volta De Martino, poi palla che arriva maggiore che rientra sul destro. Ora Gabriele riparte da Udruj. Udruj palla di ritorno per De Martino. Adesso esce, gli chiude un po' di specchio, palla fuori. Branca e fa ripartire Del Gaudio. Buglione in qualche modo. Poi Rea chiede l'1-2 a Saluto. Palla in profondità a cercare maggiore. Ancora una volta Adesso. De Martino, la palla in mezzo, diventa buona. Scartato Adesso. E maggiore lo batte, va a segnare il gol che stappa il match. Vantaggio Ella, 1-0. Palla per Gabriele. Prova ad andare De Martino con un toro, risalta tutti, salta anche adesso con il destro palo. A porta praticamente vuota, clamorosa occasione per il raddoppio Hellas. De Martino in mezzo, Rea cosa ha preso adesso, poi ancora Rea palla fuori. E finisce qui il primo tempo, 1-0 Hellas. Arrivederci alla ripresa. Parte la ripresa, 1-0 per l'Hellas alla fine del primo tempo. Angioletto che scuta la situazione. No, sarà un caso? Ai posti ritardo sentenza. Sì, 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 tutti di là. Aspetta che qua belle buffa una buccia. Attenzione! Portiere moderno, uscita dal basso. Attenzione, Udruj si gira! Palla fuori! Però forse resta da gennaio vuole fare il calciotto della domenica là, bellissimo, pazziamo, cioè, facciamo squadra staff. Sì. Fasano col mancino, Sarti lo aspetta lì, lo conosce. Sono tornato alle origini, intanto Udruj però. Attenzione, mano Galeotta ed è calcio di rigore abbastanza netto. C'è anche il giallo per Rea. Dal dischetto spiazza Sarti, pareggio udinese 1-1. Ragazzi, se rapido non fischia si gioca, eh. Ecco qua, ragazzi. Ecco le pre- sì, effettivamente tocca la netta. Intanto maggiore spalla alla porta, destra per l'imbucata Rea. Dezio risponde presente. Voglio
Palla stoppata per Gabriele Sarti, ancora Gabriele, palla alta. Gabriele in verticale, palla per Limongi che prova ad accentrarsi. Limongi il destro, palla alta. Mamma che frio. Limongi il destro, Sarti. Limongi poi Chiusolo. Ancora Chiusolo, palla allargata a destra De Martino, prova ad esplodere il destro, Adezzo lo aspetta lì. Vabbè, qua ci troviamo. Comunque Fla, riflettivo. Alla fine aspetta. Martino intanto! Con il destro! Sul secondo palo, che giornata per lui. Corona una gran prestazione con un signor gol. Vantaggio Hellas 2-1. E a Torino dalla Guadagnano tenerà giusto. Questo è. Occhio Fasano, che giocata per lui. Va sul destro addirittura Fasano. Vola Massica, ma che azione di Enrico Fasano. Garantisco io per lui. E intanto sul ribattamento di fronte Maggiore segna e finisce il match. Vittoria Hellas, andiamo alla migliore in campo. Eccoci qui con Maggiore, il migliore in campo di questo match. Vittoria contro l'Hellas, doppietta per te. L'assenza del mago non si è fatta sentire. Ti sei travestito da mago, vediamo anche il cilindro. Non c'è, è una magia in realtà. Salutiamo mago. Senti, ciao, che gara mago, è stata? Grazie. Una bella doppietta, oggi una versione da centravanti un po' inedita per te, ma bella gara. In realtà io nasco attaccante, però mi adatto difensore. Oggi anche senza il mago siamo riusciti a giocare. Gli avversari, da quello che ho capito, erano penultimi, ma in realtà veramente hanno giocato bene. Un grande verbo. Sì, una grande partita, tesa fino all'ultimo. Siamo felici di aver vinto. Senti, l'Hellas quest'anno sembra fare sul serio, siete nelle zone nobili della classifica. Hai visto un po' gli avversari, chi temete di più? No, adesso non ricordo i nomi, in realtà, però per adesso veramente il torneo è molto competitivo, si è alzato il livello rispetto agli anni scorsi, quindi dobbiamo fare attenzione a tutte le squadre. Oggi ce l'ha dimostrato la partita. Va benissimo, in bocca al lupo all'Hellas per il proseguo, allora, ciao.